Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone. Sarà un'edizione questa concentratissima perché in questa domenica ricchissima di appuntamenti calcistici dalle 9, qualche minuto prima ovviamente, saremo allo stadio Renato Curi di Perugia per il pre-gara di Perugia-Pescara che chiude una giornata intensissima per quanto ci riguarda, perché nel pomeriggio il Teramo in Serie C ha perso contro la capolista Regina 0-3. In Serie D c'erano due derby, uno l'ha vinto il Notaresco contro il Chieti, l'altro è finito X tra Avezzano e Giulianova. Crolla in casa il Pineto contro il Montegiorgio e invece vince la Vastese contro l'Olimpia Agnonese. Dobbiamo correre questa sera, sarà una puntata veramente a ritmi molto serrati. Visto che c'è Perugia Pescara, non è in redazione ma è qui in studio con noi Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. È già in postazione. Pronti? Perché sì. Poi ovviamente sarà con noi nell'Abruzzo del Pallone, ma poi gli lasceremo la linea per vivere con Paolo Renzetti e i suoi ospiti la gara tra Perugia e Pescara. A fianco a me, reduce dalla partita brutta del Pineto con il Montegiorgio, Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buon pomeriggio a tutti. Sì. E in collegamento la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Perché con te partiremo parlando di Teramo Regina. Vediamo però quello che è successo oggi in Serie B, C e D. Partiamo dalla Serie B. Oggi c'erano due partite, il Trapani ha battuto il Chievo Verona 1-0, la Virtus Entella ha battuto la Juve Stabia 2-0. Come vedete alle 21 Perugia Pescara, siamo in attesa delle formazioni ufficiali. Domani sera alle 21 la giornata numero 14 si chiude con Pisa Pordenone. Rapidissimamente la classifica per vedere com'è cambiata. Ovviamente comanda il Benevento che ieri ha battuto il Venezia. Il Pescara è a quota 20 insieme al Frosinone che ieri ha stravinto contro l'Empoli e però questa sera ha l'opportunità di fare un salto multiplo. Vincendo a Perugia andrebbe al secondo posto, scavalcando magari anche solo temporaneamente il Pordenone. Ovviamente il Perugia è un punto più sotto, peraltro sfida nella sfida, Zauri contro Oddo. In Serie C, girone C, sono appena terminate le partite delle 17:30, alle 12:30 Monopoli Virtus Francavilla 3-0, Catanzaro Ternana 1-3, Cavese Bisceglie 2-2, vince il Bari a Rende 0-3, vince anche il Catania in trasferta con Arieti 1-4, come detto Teramo Regina 0-3. La particolarità di questa partita è il Teramo ha preso 3 gol e tutti e 3 con un colpo di testa. Casertana Paganese, questa era la prima partita delle 17:30, vince la Paganese 1-3 dopo l'iniziale vantaggio di Starita per la Casertana. Poi c'è stata la rimonta, il sorpasso e la vittoria della Paganese. Vince, stravince la Viborese contro la Sicula Leonzio 2-7. Si conferma l'attacco più prolifico di questo raggruppamento. Lo diciamo e lo sottolineiamo perché settimana prossima a Vibo Valentia ci sarà Vibonese Teramo. Quindi contro un attacco atomico giocherà il Teramo. D'altronde Modica, scuola zemaniana, non può che riservare tanti gol le partite di una squadra di Giacomo Modica. Viterbese Avellino 0-1 alle 20, il derby tutto lucano, tutto al Viviani, tra Potenza e Picerno. Vediamo la classifica con il Teramo che rimane a quota 23 punti, comanda sempre in maniera imperiale direi, anzi in maniera regia, utilizzare un gioco di parole, la Regina 43 punti, la Ternana seconda forza a quota 36, 34 punti per il Monopoli, 33 per Potenza e Bari e poi un solco di 9 punti, intanto il Bologna in vantaggio a Napoli 1-2, dicevamo un solco di 9 punti prima di arrivare alla coppia Catanzaro-Catania, 23 punti per Vibonese e Teramo che sono, come vedete, appaiate in classifica, 22 punti per la Casertana, 21 per Viterbese e Cavese, 20 per Paganese e Avellino, 19 per la Virtus Francavilla, 17 per il Picerno, 12 per il Bisceglie, 11 per Sicula Leonzio e Rieti, chiude la classifica e rende a quota 10 punti. Vediamo adesso la Serie D, girone F.
Oggi, come detto, era la giornata dei due derby, Atletico Porto Sant'Elpidio Matelica 1-4, Avezzano Giulianova 1-1, vantaggio del Giulianova con Nazzari, Quatrana impatta per l'Avezzano, peraltro Quatrana che poi sarà proprio dopo il gol espulso, doppia ammonizione per essersi tolto la maglia, ma uno dei risultati più eclatanti di giornata, non a sorpresa, ma più eclatanti, la vice capolista recanatese perde 3-0 a Campobasso contro i molisani, Iesina Atletico Terme Fiuggi 5-1, il Pineto come detto crolla in casa 1-4 contro il Monte Giorgio, Notaresco Chieti 3-2, Tolentino Cattolica 1-1, Vastese Agnonese 2-1, Vasto Girardi San Giustese 1-1, la classifica con il Notaresco che allunga a più 8 sulla Recanatese, 37 punti per il rosso-blu di Roberto Vagnoni, 29 per la Recanatese, 25 per Matelica e Montegiorgio, 23 punti per il Pineto che domani dovrebbe riabbracciare l'attaccante Simone Tomassini che torna dunque in biancazzurro proprio dal Matelica, 22 punti Vastese e Campobasso, 21 per l'Agnonese, 20 per il Vasto Girardi, 17 per San Giustese, Atletico Porto Sant'Elpidio e Giulianova, 16 punti per l'Atletico Fiuggi, 13 per l'Avezzano, 11 per Chieti e Tolentino, 9 per la Iesina, 6 per il Cattolica. Ania, prima di venire da te ci vediamo, il tuo servizio Teramo Regina 0-3, vediamo. Prima sconfitta del Teramo al Bonolis per mano della Regina, prima in classifica, il cui cammino non conosce sosta. Gli Amaranto si impongono 3-0 davanti ai biancorossi che costruiscono chance, soprattutto nel primo tempo. Cristini non ce la fa come nelle attese, al suo posto in campo Iotti per far coppia in difesa con Piacentini. Per il resto Tedido non piazza mosse a sorpresa con Mungo, l'ex Bombaggio alle spalle di Magnaghi e con Arrigoni a guidare il centrocampo, con i consueti Costa Ferreira ed Ilari ai fianchi. In casa Regina invece l'unica novità è l'inserimento di Rivas al posto di Bellomo alle spalle di Corazza e Reginaldo. Primo tempo che per larghi tratti offre un buono spettacolo, ma è la Regina, a differenza del Teramo, ad essere concreta. Gli Amaranto passano al primo affondo, quando Rivas va al cross dalla destra con Reginaldo, che beffa Tomei nel tentativo vano dell'estremo difensore biancorosso di allontanare in qualche modo il pallone. Di buono però c'è che il Teramo reagisce subito. Lo Iacono mura Magnaghi in area al settimo. Un minuto più tardi Mungo recupera un buon pallone. Costa Ferreira va al tiro con Guarna che si fa trovare pronto. Ma il pallone viene raccolto da Bombaggi che di destro centra in pieno la traversa. Al sedicesimo dagli sviluppi di un calcio d'angolo il Teramo protesta per un presunto tocco di mano in area da parte della Regina, ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 18esimo ancora Teramo con un bel cambio gioco di Costa Ferreira per Ilari, che di prima intenzione mette per Mungo, anticipato in angolo a due passi dalla porta. La squadra di Tedino vive una fase in cui si fa preferire nel possesso rispetto alla capolista. Corazza al 19esimo gira alto, mentre al 29esimo ci prova ancora Bombaggi con tiro deviato in angolo. I biancorossi poi calano, la Regina sale di intensità e colpisce. Al 39esimo Rolando chiama in causa Tomei che allontana la sfera. Prima di rientrare negli spazi spogliatoio ancora Rolando protagonista, con l'esterno che riesce a mettere un cross preciso sul primo palo che Corazza al 14esimo centro stagionale deve solo indirizzare in porta di testa. La prima occasione della ripresa è ancora per la Regina. Rivas va a battere un calcio di punizione dalla sinistra, lo Iacono si inserisce e di testa centra il palo a Tomei battuto. Tedino attende il 25esimo per mettere in campo Martignago e Minelli, chiamando fuori Arrigoni e Mungo e spostando Costa Ferreira ad agire da playmaker. Prima della mezz'ora però è ancora Regina, con una bella azione che mette Bellomo in porta, con Tomei bravo a respingere. Sul prosegue poi dell'azione De Rose pareggia i conti delle traverse. La Regina chiude la gara al 35esimo, quando Bellomo batte l'angolo e pesca dal limite l'inserimento di Lo Iacono, che questa volta di testa mette sotto l'incrocio dei pali. A chiudere il conto delle occasioni poi è Minelli in pieno recupero, centrando la seconda traversa di giornata sponda Teramo. Diavolo che domenica prossima in casa della Vibonese andrà a caccia di una vittoria che manca dal 3 novembre contro il Bisceglie. Oh, questo era il servizio della partita. Ania, torno da te, poi vedremo anche, sentiremo anche i due allenatori, vedremo anche un episodio da Moviola, però... facciamo un po' il punto che quello che abbiamo fatto oggi. Il Teramo
Dopo l'iniziale svantaggio ha giocato anche una buona partita, ha avuto quella doppia occasione con Costa Ferreira e Bombaggi che ha centrato la traversa, ma visto che questo era l'esame degli esami, perché era il più complicato, possiamo dire che è stato parzialmente superato o no? Beh, diciamo che nel primo tempo, per un quarto d'ora, 20 minuti, il Teramo si è fatto preferire in quanto a possesso alla Regina. Diciamo che di buono c'è stata la reazione. Dopo quel gol preso inizialmente, dopo 5 minuti, insomma, non era facile reagire, anche perché poi mentalmente sai di affrontare una squadra forte, fortissima, che prima di questa gara era già 17 punti avanti rispetto al Teramo. Di buono c'è stata per l'appunto la reazione, ci sono state anche alcune occasioni, un paio non sono state inserite neanche negli highlights che insomma ci forniscono di norma, con Mungo anche, che era stato anticipato a due passi dalla porta, un'altra buona occasione dopo quella avuta da Bombaggi e la traversa colta appunto dal centrocampista. Poi gradualmente il Teramo, non trovando sbocchi, cinismo / concretezza, un po' è andato all'indietro. La Regina è sembrata una squadra che, oltre ad essere forte, è anche capace di soffrire, perché in quel quarto d'ora, 20 minuti, ecco, per andare un po' larghi, effettivamente un po' la Regina ha sofferto. Il Teramo forse avrebbe anche meritato il pareggio per le occasioni create, però la Regina appunto si è dimostrata una squadra capace di soffrire, di saper soffrire, e non è cosa da poco quando stai in alto in classifica, insomma. Poi quel gol preso a fine primo tempo si è tagliato le gambe, come ha detto anche Tedino a fine gara, perché psicologicamente si era entrato negli spogliatoi sotto i 2-0 e mentalmente sempre ti ricordi che hai davanti la Regina e non il Bisceglie, con tutto il rispetto per il Bisceglie. Oh, peraltro, io... grazie che hai citato il Bisceglie, perché poi devo farti una domanda. Ok, continua, perdonami. Sì, però io, sai, con tutta una frazione ancora a disposizione, sotto 2-0, io avrei comunque provato... Ovviamente è facile parlare da fuori dal campo, avrei comunque provato a giocarmela in maniera differente. Praticamente nella ripresa il Teramo non è rientrato in campo, non c'è stata un'occasione se non quella nel recupero di Minelli, che ha centrato la traversa. Psicologicamente ha dimostrato di aver accusato parecchio il colpo del secondo gol, e non è un buon segnale dal punto di vista psicologico. Poi, se valutiamo che comunque quel 2-0 è arrivato appunto con la Regina, e quindi mentalmente sai che hai difficoltà a recuperare, ok, può essere una valutazione che si fa per alleviare un po' il colpo psicologico subito. Se fosse così, magari, ripeto ancora, contro il Bisceglie, se si verificasse questa situazione anche contro il Bisceglie, sarebbe ovviamente preoccupante e pericoloso. Ripeto, cito il Bisceglie per fare un esempio della differenza tra la Regina, che è prima in classifica, e una squadra che invece è un po' più basso in classifica, senza nulla togliere al Bisceglie. Però ecco, ci sono dei limiti, abbiamo detto anche in diretta, secondo me è una partita che conferma un po' i limiti che ha il Teramo, gli aspetti positivi e i limiti. Gli aspetti positivi sono la fase di possesso, la capacità comunque di presentarsi in area, soprattutto con gli inserimenti, Bombaggi, Magnaghi, anzi no, Magnaghi un po' di meno, Mungo, anche lo stesso Ilari, però quando poi i tre, magari con più qualità, ovvero Bombaggi, Mungo, Costa Ferreira, non girano proprio benissimo, qualche difficoltà c'è. Non c'è un attaccante, perché è l'evidenza dei fatti, che comunque riesca a prescindere, a toglierti le castagne al fuoco quando le partite sono così complicate. La dote migliore di Magnaghi è effettivamente il fatto, la capacità di pulire il pallone per gli altri. E quindi di conseguenza dalla cintola in su ci sono queste cose positive, ma anche questi limiti. Dalla cintola in giù c'è una fase difensiva che è da migliorare, secondo me, nei singoli, anche di fase globale, ecco, perché ormai non è che stiamo scoprendo l'acqua calda, è una cosa abbastanza evidente. Certo. Prima un amico da casa giustamente ci diceva, beh,
il lato positivo di una sconfitta come questa è che probabilmente quando tu vai a misurarti con la prima della classe e ne esci sconfitto 0-3, capisci che cosa ti manca, perché hai davanti agli occhi la, tra virgolette, quasi perfezione calcistica in Serie C, e capisci dove loro sono più forti di te e quindi dove devi intervenire, per esempio a gennaio. Sì, certo, sono d'accordo. Poi è chiaro che è una cosa che magari si farà col tempo, come ha detto anche Tedino a fine gara, ovvero quest'anno si vuole creare uno zoccolo duro per poi cercare, insomma, anno dopo anno di inserire elementi di spessore. Però elementi di spessore ci sono già, perché insomma sono stati fatti degli investimenti, delle spese affinché, insomma, questa squadra arrivi in zona playoff, come effettivamente è. Poi i limiti che si sono palesati fino a qui dicono che allo stato attuale Teramo ovviamente non può vincere il campionato, però può e deve stare nei primi posti della classifica, appunto per quanto è stato impiegato in estate, dentro o fuori dal campo, ecco, per tutta una valutazione globale. Come dice il telespettatore, la sconfitta con la Regina ti fa capire dove devi intervenire. Evidentemente in estate c'è stato fatto tanto, perché è stato cambiato totalmente la squadra, c'è ancora da fare per essere in linea con quelli che sono gli obiettivi stagionali del presidente Iachi. Certo. Un amico da casa ci scrive: meglio pensare a una salvezza tranquilla perché il Teramo non è attrezzato per stare vertice della classifica. Io continuo a ripetere che secondo me tra lo stare ai vertici e lottare per la salvezza ce ne passa, e ce ne passa anche parecchio. Quello che però inevitabilmente va sottolineato, e lo chiedo anche a te, Ania, è: vediamo la classifica, perché mancano due giornate alla fine del girone d'andata. Oh, di solito a 23, 24, 25 si gira più o meno, non dico per salvarsi, ma per fare un posizionamento nella parte sinistra. Ora, noi ci auguriamo che il Teramo con Vibonese e Catania faccia bottino piano e chiuda a 29. E che sarebbe tutt'altro parlare. Però i Teramo passati giravano a 20, 21, 22, non tanto di più, Diciamo che il Teramo paga un inizio di stagione non all'altezza, insomma, con quelle che erano le previsioni, i risultati altalenanti, soprattutto contro formazioni un po' più deboli come i pareggi che sono arrivati con il Rende, la Viterbese, lo stesso Rieti, ecco, un po' pesano. Adesso, dopo quelle vittorie consecutive, quelle quattro vittorie consecutive in campionato, cinque se ci sommiamo anche la Coppa Italia, è arrivato un ciclo di gare duro, iniziato purtroppo con la sconfitta di Picerno, che con il senno di poi pesa in classifica. I pareggi contro Bari e Ternana è chiaro che sono stati importanti, perché comunque arrivati in rimonta contro formazioni forti, la sconfitta con la Regina poteva anche essere messa in preventivo. Resta il fatto che però nelle ultime quattro gare il Teramo ha racimolato due punti, quindi domenica prossima, e non sarà facile perché la Vibonese, come hai detto tu, ha il miglior attacco del campionato, e ha ammesso anche Tomei oggi a fine gara che probabilmente esprime la miglior manovra o una delle migliori manovre di gioco fino a questo momento del girone C. Non sarà semplice, però è chiaro che il Teramo dovrà provare a tornare alla vittoria, oltretutto in trasferta dove finora ha vinto soltanto una volta. Certo, assolutamente. Ci vediamo intanto pareggio in extremis del Napoli contro il Bologna 2-2 al San Paolo. Ci ascoltiamo le interviste ai due allenatori, Bruno Tedino e Mimmo Toscano, proprio al tuo microfono. Mister, una gara che ha visto il Teramo partecipe soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo qualche difficoltà di troppo, Regina più concreta. Sono d'accordissimo, è stato un Teramo che ha voluto giocare ad armi pari dal punto di vista tecnico. Abbiamo preso un gol a freddo e questo è stato uno svantaggio, però la squadra ha avuto una grandissima reazione. Secondo me ha fatto mezz'ora veramente molto importante, veramente molto, con una squadra forte, fortissima,
E il gol alla fine del primo tempo è stato quello che ha un po' deciso diciamo, la gara, perché questo gol all'ultimo minuto del primo tempo ci ha un po' ridimensionato. Però la squadra, io gli voglio fare i complimenti perché ha avuto il coraggio di giocarsela. Abbiamo trovato di fronte una squadra che in questo momento è super su tutti i lati, su tutta l'area del terreno di gioco, però penso che noi, insomma, abbiamo dato dimostrazione che possiamo dire la nostra sul piano del gioco. Dobbiamo capire che non siamo partiti per vincere il campionato come qualcuno pensa, siamo partiti per cercare di creare uno zoccolo duro, una fondamenta importante, un calcio continuativo in una città che in questo momento stava balbettando. Cerchiamo di toglierci qualche balbettio di troppo, di essere continui nel nostro gioco. Il terzo è nato da una palla inattiva, obiettivamente traversa gol, noi in qualche episodio traversa non gol, quindi ci sono anche queste cose da ponderare, fermo restando che la Regina si è dimostrata anche oggi una squadra molto forte, però sul piano del gioco credo che il Teramo per un tempo abbia retto il gioco. Dopo queste tre partite ravvicinate, Ternana, Bari, sì, Regina, che no, c'è anche stata la situazione della Coppa Italia che ci ha rotto le scatole non tanto perché abbiamo snobbato la Coppa Italia. Non abbiamo snobbato nulla, solo che fare ancora una trasferta infrasettimanale e mettere qualche giocatore acciaccato in campo obiettivamente ci ha dato fastidio. Delle volte noi ci si sorprende di questo, quando a Teramo invece questo è una continuità. La curva ha sempre dato un segnale importantissimo ed è anche per questo che noi siamo dispiaciuti per non regalare una giornata importantissima. Vedremo di regalarne altrettanto importanti più avanti, cercando di mantenere sempre salda quella che è il nostro equilibrio. E al netto delle avversarie, la vittoria comunque manca da un mese, quindi domenica prossima sarà obbligatorio, insomma, cercare di tornare a vincere. Sì, purtroppo nonostante le prestazioni a Bari e quella Ternana in casa, non sono arrivati tanti punti. In questo momento dobbiamo andare alla ricerca di trovare una vittoria, cercheremo già subito da domenica prossima. Questa squadra è diventata forte secondo me, si è capito che l'obiettivo comune è la Regina. Ognuno parla di gruppo e non in modo individuale. Chi entra dà il suo contributo e le sue qualità, mette a disposizione della squadra le sue qualità, che sono tante. Cioè, avere Denis che entra fa bene, Dumbia fa bene, Bellome fa bene. È facile per me gestire perché ho un gruppo di ragazzi intelligenti. Mi servo i forti, grandi qualità. E il Teramo? Ma il Teramo è una squadra di qualità. Noi abbiamo fatto 10 minuti e abbiamo sofferto il Teramo, è venuto fuori, abbiamo mollato un pochettino la presa dopo il vantaggio e le qualità del Teramo sono venute fuori, siamo stati bravi a soffrire, poi è venuta fuori di nuovo la qualità nostra, la consapevolezza che in questo momento è tanta, la fiducia è tanta, la squadra ha legittimato la vittoria, è una prestazione di grande livello perché venire a vincere qua 3-0 non è facile. Posso chiedere cosa ha in tasca? L'ho vista baciare qualcosina quando è entrato, però è un tipo credente. No, non lo fate dire perché sennò mi emoziono. La fotografia di mia madre. Ah, ok. Bello. Grazie. Beh, insomma, anche un bel siparietto, una cosa molto molto bella, la foto della mamma di Toscano. Intanto in Serie A correzione con il VAR, 1-2 è finita, il Napoli ha perso, uscito tra i fischi del San Paolo contro il Bologna. Andrea, tutto visto a favore che, della capolista. No. Come? Tutto a favore della capolista oggi. Andrea, vengo da te per chiederti, noi oggi abbiamo fatto forse anche una semplificazione, ho provato a fare oggi, la squadra con gli attaccanti e col capocannoniere batte la squadra senza attaccanti, ho esagerato troppo? No, effettivamente è una cosa che noi diciamo dall'inizio ma che sta trovando poi conferma, perché insomma Magnaghi qualcosina, ma proprio ina ha fatto in termini di produzione offensiva, Ciancio e Martignago praticamente non pervenuti, quindi è chiaro che quello sarà uno dei settori dove bisognerà intervenire in futuro per migliorare la squadra. Certo è un punteggio pesante, però di fronte a una squadra che ieri Tedino ha definito come perfetta, la Regina, che gioca bene, costruita bene, oggi più o meno tutti pagano dazio, è la squadra di gran lunga più forte del campionato, almeno in questo momento è sostanzialmente ingiocabile. Certo che in casa perdere prendendo tre gol a zero, poi si traversa, ma anche traversa della Regina, insomma partita non ha avuto praticamente storie,
poteva scapparci il pareggio poco dopo il gol di Reginaldo. Però la sostanza è che c'è troppo divario tra la Regina e le altre squadre del campionato, specie in questo momento. Quindi il Teramo nelle precedenti gare contro le Big aveva ben figurato. L'esame era stato sempre superato sotto il profilo dell'atteggiamento, del gioco e anche del risultato. Oggi è andata male, ma ripeto, mi sembra una squadra horse category. Sì, sì, vero. Oh, ti faccio vedere, Andrea, un episodio da Moviola su cui il Teramo ha protestato. Un calcio d'angolo, cioè un colpo di testa di Arrigoni. Ora, vi premetto che non è che si veda tantissimo. I giocatori del Teramo hanno protestato per un fallo di mano di Reginaldo. È difficile valutare, dico la verità. Dopo chiedo a Dania che sensazione ha avuto live dal campo. C'è tra poco c'è anche il fermo immagine, eccolo qua. Che sensazione hai? Peraltro Reginaldo non mi sembra che Reginaldo abbia allargato le braccia. Mi sembra che avesse le braccia più o meno a posto. Quindi, se mi chiedi così, insomma, no, non penso che ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. Ania, tu che sensazione hai avuto dal campo? Non so se la prende con il braccio, ma come dice Andrea, anche se l'avesse presa con il braccio, mi sembra un braccio attaccato, quindi non mi sembrano esserci gli estremi per un calcio di rigore. Oh, va bene, Ania, prima di chiudere con te, perché poi dobbiamo passare alla Serie D, ti chiedo un paio di cose. Innanzitutto, visto che oggi era assente Cristini e che domenica prossima c'è la Vibonese che di gol ne fa veramente a bizzeffe, ti chiedo se è un infortunio che può essere recuperato per domenica prossima. Ma Tedino ha detto anche che probabilmente potrebbe recuperare. In verità serpeggia il timore di una lesione muscolare per Cristini, che potrebbe fargli saltare appunto la trasferta di domenica prossima. Credo che poi alla ripresa verrà rivalutato meglio per capire insomma se effettivamente potrà esserci o meno, però serpeggia insomma in casa biancorossa questo timore di una lesione muscolare ad una gamba, al quadricipite, se non ricordo male, che insomma potrebbe fargli saltare la gara di domenica prossima. Sarà da valutare anche l'ASIC alla ripresa, perché ha saltato la trasferta di Bari, ha saltato anche la gara odierna per un'infiammazione ad una tibia, però è chiaro, senza che non me ne voglia l'ASIC, ma è chiaro che l'assenza che pesa di più, per quanto comunque è stato in campo in questo momento, è quella di Cristini, ovviamente. Siccome hai anticipato la mia seconda domanda, che era quella sull'ASIC, te ne faccio una terza per chiudere. Trittico di partite oramai concluso, trittico terribile. Ternana, Bari, Regina, che voto in pagella merita questa squadra? Soprattutto per la sfida contro la Ternana, contro la Ternana darei la sufficienza. 6 e mezzo, sì. A Bari abbiamo visto, noi insomma eravamo lì, è stato un pareggio fortunato per come è arrivato, ma meritato per quello che comunque stava facendo il Teramo nel secondo tempo. Quest'oggi, secondo me, a parte quel quarto d'ora, 20 minuti, ecco, io mi sarei aspettato qualcosa in più nella ripresa. Anche magari buttare subito dentro un Minelli, un Martignago, anche se fino a questo momento non è riuscito a lasciare il segno, ma soprattutto Minelli, per cercare insomma di riaprire la gara, nonostante il 2-0 con cui si era chiusa a fine primo tempo. Ecco, però è chiaro, essendo di poi, è sempre facile, sì, da fuori. È sempre più facile, quindi poi la riprova non si avrà mai. Comunque la sufficienza, forse l'insufficienza, il Teramo l'ha avuta fino a questo momento solo con squadre più in basso in classifica, paradossalmente. Sì, vero, verissimo. Grazie Ania per essere stata con noi, per averci raccontato questo pomeriggio, questa sera, la partita, che era una partita bella, grande pubblico. Peraltro mi sembra che abbiamo sfiorato le 4.000 unità, vero? Sì, 3.600 circa è il record stagionale per il Bonolis, 370 da Reggio Calabria, quindi comunque un ottimo numero. Perfetto, grazie Ania.
Grazie per essere stata grazie con noi. Buona serata. Buona serata, buona serata. Goditi se vuoi il posticipo tra Verona e Roma. Prima abbiamo intravisto gli spogliatoi del Marcantonio Bentegodi. Questo è il riscaldamento delle due squadre. A proposito, è arrivato un messaggio molto simpatico con cui apriamo la parentesi di Serie D. Lo giro ad Andrea, che oggi era proprio al notaresco. Ci scrivono, Andrea da casa: ma secondo voi il notaresco può continuare con questi ritmi? Molti dicono che la prima sconfitta arriverà domenica prossima al Fadini di Giulianova, e poi evidentemente la fede, credo, non lo so, magari il telespettatore ci può stare. Ha anche scritto domenica prossima Vibonese Teramo 3-1. Guarda, ci può stare nella misura in cui il notaresco ha vinto in trasferta partite contro squadre quotatissime, quindi se dovrà perdere una partita arriverà una sconfitta contro una squadra che ha un blasone come il Giulianova, ma che non è quotata a livello di organico e di obiettivi, certo, tanto quanto poteva esserlo ad esempio il Matelica. Quindi perderà Giulianova? Ci può stare. Perderà Fiuggi? Magari ci può stare pure. A Giulianova sicuramente il notaresco troverà un ambiente caldo, perché Giulianova vorrà vincere e interrompere la striscia di risultati utili del notaresco. Quindi io non sarei affatto sorpreso di una sconfitta eventuale del notaresco a Giulianova, anche perché questa è una settimana dove Vagnoni dovrà essere più bravo del solito, perché con il più 8 si rischia di andare un po' in fuori relax, di testa, di essere inebriati e di sottovalutare gli avversari. Si parlava molto anche di questo oggi, perché effettivamente questo notaresco ormai sta lasciando sbalorditi e sostanzialmente senza parole un po' tutti, perché più 8 con una marcia del genere è semplicemente stupefacente. Quindi prima o poi questa squadra dovrà fermarsi. Ora toccherà a Giulianova, ci proverà e ci potrà anche stare. Però con questo entusiasmo, con questo più 8, insomma, tanta roba. Il notaresco invece ci scrive: vincerà anche Giulianova ed andrà in Lega Pro. Intanto vediamoci la partita di questo pomeriggio contro il Chieti, 3-2, perché peraltro, a proposito di Chieti, è vero che è arrivata una sconfitta, però te oggi ci hai un po' descritto la partita che dopo il 2-0 e soprattutto, anzi, dopo il 2-1 di Fantauzzi è decisamente cambiata, quindi probabilmente la mano di Pino Di Meo comincia a vedersi in casa neroverde. Notaresco Chieti 3-2, Andrea Costantini. Vittoria e fuga in classifica per la capolista Notaresco, che dopo il pari di Montegiorgio riprende la marcia a pieno regime. Ma quanta fatica per battere 3-2 un indomito Chieti, spento nei primi minuti, poi grintoso e battagliero come nei desiderata del tecnico Pino Di Meo. Nel Notaresco assenti Blando e lo squalificato Frulla, Pomante arruolabile solo per la panchina, c'è Marcelli in mediana, davanti Cramellà, Romano e Sansovini. Nel Chieti out Brugaletta, ma rientra in parte l'emergenza con i recuperi di Milizia e Fantauzzi. Mazzolli va in panchina, Panecasio e Catalli a supporto dell'ex Traini. Nei primi 15 minuti non sembra esserci partita. Chieti timido contro un notaresco arrembante, nel quale Sansovini non perde tempo a scaldare le mani a Camerlengo. Così arriva subito un tremendo 1-2 della prima della classe con due gol da favola. Il primo al decimo lo sigla Niccolò Cancelli con un destro volante dopo respinta della difesa teatina. Un gol bellissimo da vedere e rivedere. Il primo per il classe 2000 rosso-blu. Si può fare meglio di così nella stessa partita? La risposta, se c'è in campo Marco Sansovini, è sì. Basta aspettare appena 3 minuti, quando il sindaco, qualche metro più indietro rispetto alla mattonella prediletta, disegna una traiettoria meravigliosa che scavalca un gigante come Camerlengo. 8° gol per Sansovini, tutto troppo bello e inebriante per il notaresco, che al quarto d'ora torna sulla terra, perché il Chieti si sveglia d'incanto per merito di Giacomo Fantauzzi, che in torsione incontra il corner di Catalli. Colpo di testa imprendibile per Ginestra e gol dunque del difensore teatino con il vizio della rete. La partita cambia, perché ora è un altro Chieti più combattivo e che trae linfa dagli inserimenti di Milizia. Notaresco sorpreso e Magnoni stimola i suoi facendo scaldare 3 giocatori. Sansovini resta sempre una minaccia per il Chieti. Al 38esimo Milizia serve Bagigalupo, ma Ginestra è attento, come lo è altrettanto Camerlengo in chiusura di primo tempo sulla sventola di Marcelli. La ripresa si apre subito con un giallo. Meola serve Catalli, che elude il fuorigioco e scavalca Ginestra.
finestra. Salvatori con una scivolata salva in corner, secondo i giocatori del Chieti, però aiutandosi con un braccio. Per Barbiero di Campobasso non è rigore, ma è un ottimo Chieti quello che inizia la ripresa. Meola al settimo impegna dalla distanza Ginestra, il quale deve superarsi. Due minuti dopo, sul colpo di testa di Veneri, indirizzato sotto la traversa, Notaresco in grande affanno e Vagnoni corre ai ripari al nono, passando al 3-5-2 con Disaverio e Povante al posto di Ghiani e Icramella. E al sedicesimo i padroni di casa si rivedono con la combinazione Romano-Cancelli. Il Chieti mantiene l'iniziativa, ma ora fa più fatica contro la maggiore densità difensiva dei padroni di casa. Il Chieti ha un'opportunità potenziale alla mezz'ora, quando Traini serve il neo entrato Bruschi, che poteva gestire meglio la finalizzazione. E al 38esimo il Notaresco chiude i giochi, esterno di Liguori, svarione di Veneri, Romano ne approfitta, dribbling e piatto mancino alle spalle di Camerlengo, un gol che fa venire giù il Savini, perché il più 8 è in realtà, anche se in pieno recupero, c'è un fallo di mano in area di Disaverio e Traini trasforma il rigore per il definitivo 3-2. Il Notaresco dunque continua la sua marcia e comincia davvero a sognare la Serie C. Per il Chieti è la quarta sconfitta consecutiva, ma il carattere c'è ed è la base da cui ripartire, al resto dovrà provvedere il mercato. La squadra sembrava all'inizio un filino scarica, dopo il gol di Fantauzzi è iniziata un'altra partita, questa è stata la sensazione? Ma la sensazione forse da fuori, invece io ho visto i carichi, i ragazzi hanno lottato, hanno dato tutto, poi c'è stato con questi due euro gol. È stata una partita dove noi abbiamo lottato tantissimo, abbiamo avuto le nostre palle gol, dove il portiere loro è stato miracoloso, specialmente su un colpo di testa di su Veneri, ha preso la palla nell'incrocio dei pali e poi abbiamo lottato, non posso dire niente, anche i tifosi ci hanno applaudito, questo significa che è una cosa positiva, perché hanno visto la squadra che hanno messo il cuore. Quello che dico sempre è che bisogna metterci il cuore sempre, fino alla fine, fino al 95esimo, fino al 100esimo, così le partite si possono aggiustare. Bisogna darci dentro, bisogna capire che noi da domenica prossima inizia il nostro campionato, il campionato di lotta, di guerra, perché dobbiamo metterci queste cose qua, le fighette, le colpetti di tacco, queste cose qua non esistono più nel calcio. Qua da domenica, da domani, voglio gente che dà il cuore e sputa il sangue per il Chieti Calcio, il resto non voglio vedere niente. Tutti quelli che vengono qua per sguazzare, per far sì della presenza, se ne possono andare domani mattina. Io voglio gente che dà l'anima come l'hanno data, hanno dato anima tutti, però bisogna dare qualcosa in più, perché manca qualcosa, lo sappiamo. Adesso la società sa che deve andare sul mercato, deve fare diversi acquisti, perché mancano gli acquisti, mancano i cambi, manca tutto. Presidente, c'è grande entusiasmo, è comprensibile, perché la partita è stata sofferta, vinta, e poi c'è anche questo più 8 in classifica che potrebbe far perdere un po' la testa, no? No, la testa non la perdiamo sicuramente, perché noi siamo con i piedi per terra e diciamo dobbiamo rimanere fino alla fine. Perché il nostro obiettivo era un altro, adesso è chiaro che è cambiato tutto, perché effettivamente non ci possiamo più nascondere. Noi come società ci crediamo, la squadra ci crede ancora di più, e questa è una cosa positivissima. Quindi noi oggi abbiamo disputato l'ennesima grande partita, perché siamo rimaneggiati per il fatto di infortuni e squalifiche, però i ragazzi, tutti quelli che sono entrati, poi il secondo tempo è entrato anche un ragazzo del 2002 di Saverio che è entrato benissimo, quindi era la seconda volta che entrava. Quindi questo sta a significare che c'è un grande gruppo, ma i risultati arrivano sempre perché alla base poi c'è il gruppo, altrimenti da solo non vince mai nessuno. Si può vincere una partita, ma poi le cose che contano ci vuole il gruppo. L'entusiasmo serve per fare grandi risultati, però bisogna tenere anche i piedi per terra. Ecco, sarà importante gestire le prossime settimane, perché con questo più 8 è chiaro che si sogna. Assolutamente sì, noi stiamo vivendo come hai detto tu, un grande sogno. La tifoseria è euforica, la tifoseria è grande, perché fanno il tifo dal primo minuto fino al 90esimo, e devo dire anche che lo fanno molto educatamente, nel senso che tifano la squadra e non offende nessuno. Questa è una cosa molto bella. Adesso noi, come dicevo prima, ci dobbiamo credere, ci sarà il mercato di dicembre. Ecco, cosa possiamo dire? Ma che centrocampo? Che cosa dobbiamo dire? Sì, è chiaro che qualcosa dobbiamo fare, ma soprattutto per un fatto numerico, perché siamo veramente pochi. È chiaro che abbiamo bisogno di una persona a centrocampo sicuramente, però noi vogliamo sempre con i piedi per terra, perché non vogliamo sfasciare questo bel gruppo. Allora,
Partita dalle tante emozioni, Andrea, poi ovviamente parleremo anche un po' di mercato, te oggi ci hai dato uno spunto soprattutto a centrocampo in, sì, casa Notaresco, però raccontaci un po' la partita, poi vedremo anche l'episodio Damo Viola che hai selezionato, che hai ritagliato, che partita è stata? Insomma, due gol bellissimi in apertura, quello di Cancelli e quello di Sansovini. Due gol poi, da favola. Poi però? E poi però, diciamo che i primi 15 minuti Chieti era davvero irriconoscibile, una squadra piatta totalmente in balia di un Notaresco invece arrembante, che peraltro ha tirato fuori dal cilindro due gol di incredibile fattura. Poi il gol di Fantauzzi ha colto di sorpresa il Notaresco, che lì già pregustava quasi una goleada, comunque un pomeriggio tranquillo. Invece quel gol ha messo in partita il Chieti e ha, ripeto, sorpreso in toto il Notaresco, e quindi da quel momento è stata un'altra gara, una gara in cui il Chieti ha dato maggiore intensità, nella quale appunto il Notaresco ha fatto più fatica a ripartire a dispetto di quanto fatto all'inizio. Poi il massimo della difficoltà del Notaresco e il massimo della pressione del Chieti c'è stato all'inizio di ripresa. Il Chieti lì ha avuto tre palle gol, con quel rigore reclamato, con una parata strepitosa di Ginestra sul colpo di testa di Venneri, e a quel punto Magnoni ha trovato la mossa giusta, perché ha inserito un Pomante che oggi non avrebbe giocato, ma ha dovuto sacrificare proprio per la causa, benché avesse quel problema muscolare rimediato a Montegiorgio. Notaresco si è messo con i tre centrali e da quel momento il Chieti ha fatto effettivamente fatica, ha continuato a fare possesso palla, ma ha fatto molta fatica a creare palle gol, e fino a che nel finale quell'errore di Venneri e la tenacia di Romano hanno permesso a Notaresco di chiudere la gara. Non è stata una passeggiata per il Notaresco, il Chieti ha dato dei segnali incoraggianti, ma come ho detto nel servizio, oltre a questi segnali incoraggianti servirà qualità dal mercato. Mercato che ha già portato Meola, che oggi ha fatto un'ottima partita e sicuramente un innesto importante. Serviranno diversi altri innesti affinché il Chieti si possa tirare fuori. Il Notaresco invece ha bisogno di rimpolpare soprattutto il centrocampo. Si stanno facendo delle valutazioni su Raffaello, che è reduce da alcuni acciacchi in carriera, ex Trapani, era anche nell'orbita del Teramo qualche stagione fa, è un regista di centrocampo che potrebbe fare al caso del Notaresco, però deve stare bene. E il Notaresco ha bisogno di giocatori subito pronti, perché Frulla sarà fuori altre due giornate per squalifica. Marcelli oggi non era al 100%, si è sacrificato anche lui, è uscito a metà ripresa, quindi il Notaresco lì in mezzo è piuttosto contato. Ecco perché valutazioni vanno fatte sulla base del fatto che serviranno giocatori subito pronti, perché nelle prossime partite bisognerà affrontare questa emergenza immediata. Rapidissimamente, quindi credi che ci sia stata una, in casa Chieti, una sterzata dal punto di vista del carattere, adesso al di là dei giocatori che... Sì, ma lo ha detto anche Di Meo, rispetto alla gara contro il Campobasso oggi si è vista una squadra che ha avuto voglia di lottare, si era dissolta dopo il gol di Alessandro nella gara di Ortona contro il Campobasso. Oggi il Chieti, sotto di due gol, è frastornato per quel pessimo avvio, ha reagito, si è rimesso in partita, ha segnato, ha sfiorato il 2-2, e certamente sono segnali che devono incoraggiare data la penuria di risultati, ma non basta, c'è bisogno di fare tanto mercato per dare qualità a questa rosa. E poi Di Meo lo ha detto, non voglio giocatori che abbiano un atteggiamento leggero, certo. Riporto le parole è un eufemismo, vuole gente con gli attributi che sputi sangue per la maglia nero-verde a partire dalla prossima. L'episodio da Moviola che hai selezionato, Andrea, è il lob di Catalli su Ginestra, sì, l'intervento di Salvatori, grandi proteste dei giocatori del Chieti. Guarda, non si vede chiaramente, la sensazione è che Salvatori prenda anche la palla con il braccio, sì. Non riesco... E altrimenti il pallone oggettivamente non può mai finire dove finisce. Esatto, resta da capire se lui tocca anche col piede e poi gli sbatte sul braccio, o se la prende solo sul braccio, ma io non riesco a decifrarlo francamente, perché se è piede-braccio è un conto, se è braccio da solo è un altro, e lì ci possono essere anche gli estremi non solo del rigore ma magari anche dell'espulsione. Cartellino rosso, sì. Se invece è piede
braccio. A quel punto, in base a quello che ho capito del nuovo regolamento, è un intervento che può passare. Roberta, te che sensazione hai rapidissimamente? Di difficile sensazione che possa starci il calcio di rigore. Va bene. Andiamo avanti. Altro scontro tutto abruzzese oggi, al Dei Marsi. Finito in parità tra Avezzano e Giulianova. Vediamoci il servizio. L'Avezzano, a caccia del successo interno che manca dallo scorso 6 ottobre, ospita un Real Giulianova rinfrancato dalla vittoria sul Vasto Girardi di domenica scorsa. Squadre divise da 4 punti in classifica, entrambi alla ricerca della definitiva sterzata ad un avvio di stagione zoppicante. In casa Avezzano pesa l'assenza di Gaeta, che parte solo dalla panchina, con Liguori a disegnare il consueto 4-2-3-1 con le novità De Costanzo e Siragusa, assieme a Puglielli alle spalle di Quatrana. In mediana si rivede De Angelis per l'acciaccato Kras. Nel Giulianova out per squalifica di Amutene, del grosso schiera un 4-1-4-1 con Suriano e Barlafante ad ispirare Bomber Fioretti. In avvio si fanno preferire i biancoverdi, che provano a sbloccarsi con Quatrana, che alza troppo la mira e spedisce in curva. I giuliesi provano a sorprendere la difesa di casa cercando la profondità di Fioretti. Al decimo la punta giallorossa è ben imbeccata, ma il suo pallonetto termina in out. Si gioca su un terreno pesantissimo che non favorisce giocate di qualità. Ne viene fuori una partita intensa ma povera di spunti degni di nota. Gli unici pericoli arrivano da calcio piazzato. Al 24esimo ci prova ancora Fioretti, punizione che sfiora la trasversale. Il Giulianova alza i decibel e al 33esimo la sblocca. Dalla battuta di Dolce, Nazzari approfitta dell'uscita killer di Fanti ed insacca per l'1-0, primo centro in campionato per il difensore, e giallorossi avanti. Vantaggio ospite che dura appena 5 minuti, fino a quando Quatrana non estrae dal cilindro il colpo della domenica e beffa un incerto di Piero sul secondo palo per l'1-1 biancoverde. Esultanza liberatoria dell'attaccante marsicano, che si toglie la maglia e, già ammonito, rimedia il secondo giallo della sua partita, lasciando l'Avezzano in 10. Con la superiorità numerica, il Giulianova prova a pungere al 43esimo, ancora con Fioretti che, ben imbeccato, manda alle stelle da posizione interessante. Sui titoli di coda della prima frazione l'Avezzano rischia il sorpasso, ma Traditi non ha il tempo di impattare di testa e spedisce addosso a Di Piero. Nell'intervallo Liguori lascia negli spogliatoi Puglielli e De Costanzo e gioca le carte Cancelli e Gaeta. I suoi tengono bene il campo, rischiando soltanto all'11esimo con un ispirato Fioretti che gira alto un traversone di D'Antonio. Al 12esimo si accende Gaeta, che prova a far venire giù il De Marzi. Solo applausi per il tentativo dell'attaccante. I giuliesi non concretizzano la pressione e provano a farsi vedere ancora da piazzato, ma la parabola di Cipriani al quarto d'ora è di fatto un passaggio a Fanti. Del grosso pesca dalla panchina Gueye per Moi, ma non cambia il cliché della gara. Al 37esimo, anzi, sono i biancoverdi a graffiare in contropiede, con Gaeta che, ben servito da Cancelli in campo aperto, spara a salve e cestina l'occasione. Si arriva fino al primo dei 5 minuti di recupero, quando si crea una mischia davanti la porta di Fanti, ma sbroglia la difesa biancoverde, che salva il pareggio. Finisce con un punto a testa che certifica le difficoltà di entrambe le squadre. Avezzano che si tuffa nel mercato di riparazione con vista alla fondamentale trasferta di Cattolica di domenica prossima. Giulianova che si rialza dopo 3 KO esterni consecutivi e porta a casa un punto tutto sommato giusto. Allora, presidente Paris, un pareggio che è arrivato dopo quella ingenua espulsione nel primo tempo che poteva cambiare la partita. Beh sì, la foga cancella la razionalità e questo è successo a Quatrana. Mi dispiace, perché sarebbe stata un'altra partita, 11 contro 11, ma è andata così. Contento per il punto. Senta, ha trovato delle risposte positive, almeno dall'atteggiamento della squadra? E in difesa e a centrocampo, però è una squadra da potenziare, è inutile che oggi dico qualcosa che ho già in mente da 3 settimane. Senta, abbiamo letto anche della vicenda di Gaeta, cosa può dirci al riguardo? Nel calcio si litiga, c'è stato un litigio appunto in settimana durante un allenamento, però la questione è rientrata e poi adesso guardiamo al mercato, vediamo se siamo bravi a sistemare le cose nei reparti. E soprattutto quello che chiedo a chi viene ad Avezzano non è lo slogan "bisogna vincere", è "voglio gli uomini". Ecco, sul mercato cosa può dirci, quali indicazioni può fornirci in vista proprio della riapertura? Sappiamo di Curzio, di alcuni ritorni come Bittaglie, come Leto, cos'altro può dirci?
Ma noi stiamo cercando di gestire il mercato nei reparti essenziali, centrocampo, esterni e attacco. E quindi in questi reparti da domani vi comunicheremo, domani, massimo dopodomani, i primi nomi di una campagna acquisti importante che viene fatta anche in un'ottica di futuro. I giocatori che verranno ad Avezzano non saranno giocatori per 4 mesi, ma saranno giocatori per costruire qualcosa di importante. Allora mister, dunque eravate andati in vantaggio, poi è arrivato il pareggio. L'espulsione dell'Avezzano nel secondo tempo, non siete riusciti forse a concretizzare la superiorità numerica? Sì, purtroppo il secondo tempo abbiamo gestito secondo me poco bene la palla, nel senso che ho chiesto ai ragazzi di fare più possesso per trovare gli spazi tra le linee, invece abbiamo preferito fare questi cambi di gioco che poi i giocatori dell'Avezzano leggevano molto bene, perché chiaramente si difendevano tutti dietro la linea della palla lasciando Gaeta davanti, quindi potevamo gestire meglio questa situazione di gioco. Abbiamo cercato di premere l'acceleratore, ho giocato alla fine con 5 attaccanti, è una partita che potevamo risolvere su qualche episodio, ecco, con qualche calcio d'angolo che ne abbiamo battuti numerosi o qualche punizione. Stando comunque sempre attenti alle ripartenze dell'Avezzano con Gaeta e i due esterni che potevano essere pericolosi, perché quando siamo stati bravi a non avere la foga comunque di cercare di vincere la partita a tutti i costi, perché comunque quando in questo campo è un derby sono tutte situazioni che poi possono andare contro, quindi da una parte siamo stati bravi a tenere la partita, dall'altra abbiamo gestito, secondo me potevamo gestire meglio il possesso palla. Senta, dopo quello che è successo, la reazione di Gaeta è stata positiva comunque? Con Gaeta non è successo assolutamente nulla, con Gaeta c'è stato quello che ci sta sempre assolutamente tra un calciatore, un allenatore, una cosa. Marco ha avuto un problema fisico durante la settimana, martedì si è allenato col gruppo, dopodiché ha avuto un problema, è stato dal fisioterapista, ha recuperato, venerdì ha fatto allenamento, sabato mattina ha fatto 45 minuti con la Vignola e si è già stato convocato. Con la stessa cosa, se voi guardate, anche Kras è la stessa cosa. Kras è stato in panchina perché anche lui ha fatto una settimana difficile, dove aveva un problema, era a disposizione. E allora, pareggio, quello tra Avezzano e Giulianova. Roberta, che serve a chi di più? Forse più al Giulianova perché giocava in trasferta? Ma tanto poi ti giro questa domanda. Credo che prenda i soldi. No. No. No, dovrebbe arrivare Tomassini, adesso poi vediamo. Allora, dicevo, sicuramente è un punto che fondamentalmente non serve a nessuna delle due, in sostanza. Non cambia granché, ecco, il momento delle due, sì. Esatto, certo. Non cambia granché. Sicuramente è un punto che sta stretto in qualche maniera al Giulianova, perché ha giocato tutta la ripresa in superiorità numerica, ma non l'ha saputa sfruttare. È un punto che comunque rispetto a quella che era la media punti in trasferta del Giulianova, insomma, almeno non ha perso come nelle precedenti occasioni. È un punto che serve poco anche all'Avezzano, sono due squadre che comunque anche Giulianova e Avezzano devono assolutamente attingere dal mercato per cercare entrambe di rinforzarsi. Assolutamente. Andrea, diceva giustamente Roberta, probabilmente questo è un X. Aspetta un attimo, a me. Ma oggi in realtà, calcisticamente parlando, io dovrei essere più invidiato di tutti. Hai già parlato troppo, calcisticamente parlando. No, anzi, assolutamente. Dicevo, è un punto che non dà il vero sprint a nessuna delle due per una risalita. Certo che Giulianova sta meglio dell'Avezzano in classifica, però. Sì, anche se può essere ritenuta una opportunità persa per il Giulianova, che veniva da brutte partite in trasferta, qui insomma va in vantaggio, poi c'è il pareggio e il giocatore che fa gol viene espulso perché si toglie la maglia. L'Avezzano ha giocato più di un tempo in 10 uomini. Insomma, probabilmente il Giulianova poteva fare un po' di più per portarla a casa,
più o meno l'ha riconosciuto anche Federico Del Grosso. Però sì, se proprio dobbiamo dare un peso, a prescindere da quello che abbiamo visto, dobbiamo dare un peso a questo pareggio, forse sta un po' meglio al Giulianova, data la classifica. Però è anche vero che l'Avezzano, Paris aveva chiesto 4 punti prima della riapertura del mercato, ne sono arrivati 5. È chiaro che anche l'Avezzano, come il Chieti, ha bisogno di una bella sferzata dal calciomercato. Certo. È andato via Franchi, c'è questo caso Gaeta, il presidente dice che è rientrato il caso, oggi poi è anche sceso in campo nel secondo tempo, però ci sono ora una ventina di giorni per sapere se effettivamente Gaeta resterà o no e per inserire tutti questi tasselli, no? I vari Di Curzio, probabilmente i vari Bittai e Leto, ma penso che arriveranno anche altri calciatori. Quindi avremo una situazione più compiuta in casa Avezzano dopo il mercato. A Giulianova si parla con insistenza del ritorno del bomber Di Paolo e sarebbe un grande rientro, anche perché insomma è un giocatore che in questi anni, negli anni precedenti, ha dato tanto al Giulianova dal punto di vista della prolificità e quindi insomma sarebbe un'altra importante bocca da fuoco per Del Grosso. Intanto, tornando sul episodio da Moviola precedente, ti dicono che la tocca prima con la coscia e comunque il giocatore del Chieti è in fuorigioco, Catalli nella circostanza. Questo purtroppo era in bilico la situazione di Catalli, però purtroppo noi dalle immagini non siamo in grado di decifrare se fosse fuorigioco o meno, però il fuorigioco non è stato fischiato, ora o era in fuorigioco, non era in fuorigioco, non è stato fischiato, quindi poi quell'episodio poteva determinare qualcosa di più incisivo nell'ambito della partita. Ok, dobbiamo correre, non tagliate gli sms perché non era offensivo ma solo campanilistico, non era proprio solo campanilistico, dai, era un po' offensivo, dai. Noi li controlliamo, quelli passano, anche quelli simpatici, quelli goliardici, quelli un po' di sfottò, però no, dai, quello non era proprio campanilistico. Dobbiamo correre, andiamo alla Ragona di Vasto dove vince la Vastese 2-1 contro l'Agnonese. Il servizio. La Vastese non si ferma più, seconda vittoria consecutiva nel segno di Francesco Esposito e Ribeiro Dos Santos. All'Aragona l'Olimpia Agnonese ci ha provato, avrebbe meritato anche un punto, ma questa volta l'intera posta in palio è rimasta all'Aragona. Al pronti via subito, sfida elettrizzante, dopo 2 minuti vantaggio di Francesco Esposito, bravo a toccare un pallone concluso da Alonzi, ma immediata la risposta di Acosta dopo la sgroppata sulla destra dell'ex di turno Conè. Nel primo tempo tanta Agnonese, potrebbero arrivare altri gol ma si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo i molisani provano a spingere ancora, ma dopo un'ora di gioco ci pensa Ribeiro Dos Santos a firmare il nuovo vantaggio. La Vastese chiude 2-1 e porta 3 punti a casa pesantissimi. Abbiamo creato un ottimo gruppo, e gruppo che sa giocare, sa soffrire, è molto responsabile, e questo è il risultato di queste ultime settimane. Al di là dei risultati, perché poi non è sempre facile vincere, però le prestazioni sono sempre state di buon livello e a tratti anche di alto livello. Sesto posto, 22 punti, playoff sempre più vicini, e questa è la strada giusta? Sì, la strada, ve l'ho detto circa un mese e mezzo fa, quali erano le condizioni per poter fare un lavoro di un certo livello, e ci siamo arrivati, ora bisogna mantenerle, che è ancora più difficile, e è compito mio tenere alta la concentrazione da parte di tutti, nel quotidiano, nel settimanale, nella preparazione alla gara, nell'equilibrio di spogliatoio, nell'equilibrio di allenamento, nel preparare la partita e poi nell'andarla a giocare nelle migliori condizioni. Ci aspettano 3 partite sulla carta difficili, però sappiamo anche che con questo spirito abbiamo molte più chance di poter ottenere il massimo. Ma io fine partita ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché sono orgoglioso di loro e della partita che hanno fatto oggi, perché forse il pareggio ci stava anche stretto. Il primo tempo penso poteva finire bellissimamente 4-5-1, tra occasioni da portiere, traverse, abbiamo concesso solo errori nostri, disattenzioni. Il primo tempo penso che
meritava molto molto di più. Nel secondo tempo abbiamo 10 minuti di flessione, penso ci sia anche normale venire a Vasto contro una squadra attrezzata e soffrire un minimo di 10 minuti, abbiamo preso gol, ci siamo rimessi in moto, abbiamo reagito, abbiamo avuto altre 4-5 palle gol gli ultimi 20 minuti, quindi non so sinceramente cosa rimproverare i miei ragazzi. Oh, vittoria corroborante, Andrea, per la Vastese. Vediamo la classifica, perché è una squadra, quella di Marco Amelia, che a volte in questo inizio di stagione qualche difficoltà l'aveva palesata. E invece adesso, guarda dov'è, 22 punti in classifica insieme al Campobasso. E chi l'avrebbe detto all'inizio del campionato? Probabilmente in pochissimi. È una squadra che è riuscita a saper stare tra le difficoltà. Beh, si è ripresa nell'ultimo mese, perché ha fatto una vittoria in casa, poi il pareggio col Porto Sant'Elpidio, poi la vittoria di Recanati e quella di oggi. Tra l'altro Recanatese secondo in classifica, l'Agnonese era una delle squadre più in forma, ed è una bella striscia, è una bella striscia che ha permesso, data la classifica corta, lì dopo il vuoto fatto dal Recanatese e Notaresco, ora solo da Notaresco, e le altre sono più o meno tutte lì, quindi aver fatto questa striscia di risultati ha permesso alla Vastese di riportarsi a ridosso della zona playoff. Dopotutto è una squadra che comunque ha delle importanti individualità, che sta cercando di diventare sempre più squadra, è quello il compito che sta svolgendo Amelia. Ora la classifica inizia a sorridere, sono curioso di capire che Vastese sarà dopo il mercato, perché ci sono pezzi che possono arrivare, c'è il rischio che allora, qualche pezzo oggi possa Andrea, andare via. Antonio Del Borrello, che ha realizzato intanto il numero 2 dell'Agnonese, dovrebbe essere Diakité, che è molto molto bravo, molto molto bravo. Oggi Antonio Del Borrello, che ha realizzato il servizio e che è molto addentro alle tematiche della Vastese, ha detto: non mi stupirei se dovessero andare via un numero di giocatori addirittura in doppia cifra, e arrivarne 4-5. Però beh, in doppia cifra è tanto. Sono tantissimi. Poi, perché dice, vedremo, la rosa è sterminata. Se dovessero essere i giocatori che sono arrivati tipo dalla Lupa Roma insieme con Amelia nel corso dell'estate, se saranno questi, poi come la si mette con il rinnovato progetto di Amelia, non lo so, sicuramente ci sarà un vertice di mercato, no? con il presidente Bolami, con il DS d'Ottavio, con Marco Amelia, non so anche tra gli autoctoni chi potrà andare via. Chiaramente Dos Santos è un giocatore che ha sempre molto, molto mercato, ha spesso cambiato maglia nell'ultimo anno, da Avezzano a Francavilla, da Francavilla a Vasto, è concupito da diverse squadre. La Vastese magari cercherà di tenere duro e di tenerselo a Vasto, però poi, ripeto, anche per quanto riguarda la Vastese sarà interessante capire che squadra sarà dopo il mercato. Qui ci dicono che deve assolutamente sistemare difesa e centrocampo. Anche beh, che prenda molti gol, lo ha detto anche il DS d'Ottavio la scorsa settimana, ha detto d'Ottavio: siamo stati salvati più volte da Lorenzo Bardini, che è un portiere fortissimo, però questo vuol dire che abbiamo una difesa che incassa palle gol con grande facilità, quindi sicuramente lì bisognerà intervenire. Ci ha detto anche che la Vastese dovrà prendere un regista di centrocampo, quindi insomma gli interventi saranno incisivi. Non vorrei che, se dovesse partire Dos Santos, bisognerà fare un intervento incisivo anche in attacco. Per la Vastese speriamo di no, e poi se saranno fatti dei correttivi in quelle zone del campo che abbiamo detto, la squadra sarà ulteriormente competitiva. Però con un Notaresco così, anche questo incide. Cioè, se una squadra vuole essere competitiva per sognare una rimonta, è un conto. Se vuoi essere competitiva con i numeri che ha ora il Notaresco, che fai? Fai una squadra per vincere il campionato avendo questo divario? Forse fai una squadra per i playoff, ma poi i playoff dove ti portano? Quindi bisognerà vedere come imposteranno le cose i dirigenti. Anche oggi il Pineto, tra poco vedremo il servizio, il Pineto doveva rinforzare l'attacco, ora magari arriverà Tomassini o chi per lui, ma il Notaresco se n'è andato. Quindi le ambizioni possono essere un po', diciamo così,
diminuite, un po' compresse. Cioè, ho capito cosa vuoi dire. Il mercato verrà calibrato anche vale sulla la pena base del fatto a un certo che siccome punto, a dicembre hai già una classifica che ha una sua fisionomia. Vale la pena scommettere su un crollo verticale del Notaresco e fare un mercato. Però ti dico anche una cosa, l'anno scorso tutti avevano detto vabbè, magari si cerca di investire un po' meno perché il Cesena ammazzerà il campionato, poi il Cesena il campionato non l'ha ammazzato certo, nulla. Certo, diciamo che il ragionamento che facciamo, il Notaresco ora ha la marcia che avrebbe dovuto sostenere il Cesena lo scorso anno. E in questo momento sembra esserci una sola squadra che può battagliare col Notaresco ed è la Recanatese, perché le altre sono tutte in doppia cifra. Poi certo, se si scommette su un crollo verticale ci può anche stare. Però sono valutazioni che secondo me le società stanno facendo. Chiarissimo. Roberta, veniamo da te perché la settimana prossima, guarda come ci sono arrivato attraverso un ragionamento, attraverso un grazie all'amico da casa, grazie. Sei gentilissimo. Possiamo andare avanti. Ci sono arrivato attraverso un processo mentale. Allora, l'Agnonese sarà il prossimo avversario del Pineto, oggi sconfitta dalla Vastese. Sì. E allora ne approfittiamo per dare un'informazione molto importante, ovvero? Ovvero che è stato ufficializzato l'anticipo, quindi la gara contro l'Agnonese al Civitelle si giocherà sabato alle ore 14.30, questo per consentire sia ad Agnone, ci dovrebbe essere una festa, non so se in onore, festa patronale, insomma la domenica, ma soprattutto per consentire poi al Pineto di giocare i quarti di Coppa Italia il mercoledì successivo, cioè l'11, quindi quarti di Coppa Italia spostati dal 4, che era la data originaria che prevista dalla Lega, al mercoledì 11 al Mariani Pavone alle 17.30 contro il Tolentino. Perfetto, detto questo abbiamo fatto tutto un panegirico iniziale, ma la realtà è che vogliamo andare a vedere come oggi il Monte Giorgio ha vinto, stravinto sul campo del Pineto 1-4, il servizio ovviamente è di Roberta Di Sante. Domenica nera, anzi nerissima per il Pineto, che cade in casa 4-1 sotto i colpi di un organizzato Monte Giorgio e incassa la prima sconfitta dell'era Rachini. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3, assenze pesanti in casa Pineto, con Rachini costretto a rinunciare a Pepe influenzato e allo squalificato Stefano Amadio, sostituito in cabina di regia dal giovane D'Angelo, ma che recupera Cercelluti in avanti dal primo minuto. Baldassarri ripropone la stessa formazione, capace di bloccare sullo 0-0 nell'ultimo turno il Notaresco, con capitano Miccioli a dettare i tempi per il tridente composto da Albanesi, Nasic e Marchionni. Pronti via e subito marchigiani pericolosi, con Nasic che trova la deviazione sotto misura sulla punizione di Omiccioli. Sciba non trattiene, poi l'azione viene fermata per fuorigioco. La risposta del Pineto al sesto sta tutta in questa conclusione alta di Sarrizzu da fuori, che sarà la sola di marca bianca-azzurra in tutto l'arco dei primi 45 minuti. Il Monte Giorgio porta alto il pressing sui portatori di palla del Pineto, impedendo ai biancazzurri di esprimere il proprio gioco. Al quarto d'ora l'ex Mariani imbecca Marchionni, che col piatto non trova la coordinazione e la sfera termina a lato. Ancora Mariani protagonista, al 27esimo l'ex di giornata calcia a rientrare la punizione dalla destra direttamente in porta. Sciba non riesce a bloccare la sfera e Marini toglie d'impaccio il Pineto, con le lievi proteste dei marchigiani che avrebbero voluto il gol. L'assenza di Stefano Amadio a centrocampo pesa come un macigno e l'organizzazione di gioco di un buon Monte Giorgio viene fuori. Passa appena un minuto e Omiccioli dai 30 metri fa partire una rasoiata con Sciba, che si allunga e riesce a deviare in corner. È il preludio al meritato vantaggio marchigiano, che si concretizza al 37esimo. Taglio di Marchionni ancora per Mariani, che in diagonale trafigge Sciba per il gol dell'ex. Dopo un primo tempo da dimenticare, nella ripresa ci si attende la reazione dei biancazzurri. Rachini richiama D'Angelo, accentra Bianciardi e inserisce Massa sulla sinistra, ma l'inerzia della partita non cambia. L'inserimento più influente è invece quello di Aloisi, che prende il posto dell'infortunato Marchionni. Il neo entrato al 21esimo se ne va in percussione e subisce il fallo di Sciba in uscita, procurandosi il calcio di rigore che Mariani trasforma, siglando il sesto centro stagionale e la doppietta personale contro la sua ex squadra. Nell'occasione Alessandro
Alessandro rimedia il cartellino giallo per proteste, un cartellino che si rivelerà determinante. I biancazzurri sono in giornata no, sterili dalla cintola in su e in balia dei marchigiani che impartiscono la loro lezione di calcio. Al 29esimo Nepi, appena entrato in contropiede, deve solo depositare in rete l'appoggio di Albanesi che vale il 3-0. Notte fonda al 32esimo per il Pineto, Alessandro commette fallo a centrocampo, secondo cartellino giallo e conseguente espulsione con i biancazzurri che restano in 10. La gara è irrimediabilmente compromessa per i locali che al 35esimo tentano di farsi vedere con una girata di Di Giovacchino, ma che 5 minuti più tardi incassano il poker con un eurogol di Aloisi che centra l'incrocio per infilarsi alle spalle di Sciba, suggellando così l'ottima prestazione. In pieno recupero c'è anche il tempo per il gol della bandiera siglato da Massa e figlio di un errore in uscita di Mercorelli, ma è troppo tardi e troppo poco per un Pineto che gioca la peggiore partita della stagione, fermando a 7 la striscia di risultati utili consecutivi e che impone una riflessione in casa biancazzurra. Vittoria più che meritata per un Montegiorgio che festeggia con i propri tifosi il terzo posto e il sorpasso in classifica proprio ai danni del Pineto. Mister Rachini, una domenica da dimenticare oggi per il Pineto, è arrivata anche la prima sconfitta da quando sei qui. Sì, prima sconfitta pesante contro una squadra che, ripeto, una squadra che pedala, che ha qualità e invece oggi la mia squadra non ha fatto quello che doveva fare. I ragazzi, abbiamo parlato adesso negli spogliatoi, sanno di aver fatto la peggiore partita da quando sono qui, quindi ognuno si assume la responsabilità, come io da allenatore lo dico, ma pronti a ripartire con fiducia, perché io da quando sono arrivato abbiamo fatto 10 partite, questa è la prima sconfitta, quindi da questa partita si riparte ovviamente amareggiati e delusi per la prestazione, però convinti sempre che il Pineto alla fine farà un campionato da protagonista, questo io ci metto la faccia e lo dico così pubblicamente. C'è qualcosa di positivo che potete trarre, anche se la sconfitta è assolutamente pesante? No, oggi diciamo che è tutto di negativo secondo me, e quindi dobbiamo ripartire da questo, nel senso che non può essere una squadra che per 9-10 partite ha mostrato un ottimo calcio e che oggi ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, ma non solo tecnicamente, tatticamente, fisicamente non c'eravamo, quindi sotto tutti i punti di vista la mia squadra ha toppato e quindi sicuramente io ho sbagliato qualcosa in settimana. Mister Baldassarri, avevo visto una partita assolutamente perfetta oggi da parte del Montegiorgio, complimenti anche per l'organizzazione di gioco che ha questa squadra. Ma intanto la ringrazio, sì, dai, abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra che temevamo, perché non dimentichiamoci che è una rosa importante, però siamo venuti qua sapendo quello che dovevamo fare e alla fine è venuto fuori questo risultato rotondo che ci soddisfa e ci dà grande spinta per continuare. Noi abbiamo una squadra molto giovane, e tutti quelli che entrano hanno tutte le grandi motivazioni per poter far bene. Anche Nepi è entrato al di là del gol, ma ha fatto molto bene, Tempestilli, Zangocchi, abbiamo, ripeto, una rosa molto giovane che ha voglia di fare, che ha voglia di migliorarsi e durante la settimana lavoriamo tanto per fare queste prestazioni. Domani si aprirà il mercato e non so quello che succederà, noi probabilmente perderemo qualche giocatore importante perché hanno fatto bene ed è giusto che ambiscano o a qualche categoria più o a qualche squadra che ha più ambizioni del Montegiorgio, ma questo non vuol dire che noi non ne abbiamo, noi continueremo a lottare fino alla fine e poi vediamo alla fine che succede, dove saremo. Oh, sconfitta pesante dunque per il Pineto, ciao Jacopo, vincerà il campionato, ma questo è un messaggio provocatorio, è una provocazione a cui mi sono promesso di non rispondere, anche perché conosco la mittente, quindi non risponderò alla provocazione. Prima di venire da te, Roberto, andiamo all'esterno del Curi di Perugia, dove tra poco scende in campo il Pescara. Buona serata a Paolo Renzetti. Ciao Paolo.
Ciao Jacopo, buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. Fa freddo ma non freddissimo a Perugia, è piovuto fino a qualche minuto fa, terreno di gioco leggermente allentato, circa 8.000 gli spettatori presenti. Subito le formazioni, partiamo con la squadra di casa, 4-3-2-1 per il Perugia di Massimo Oddo, con Vicario in porta, Rosi, Ghiomber, Sgarbi e Nzita in difesa, Dragomir, Carraro, Nicolussi, Caviglia a centrocampo, Buonaiuto e Capone sulla tre quarti a supporto dell'unica punta di ruolo che è Iemmello. Vediamo anche la panchina della formazione di casa con Fulignati, Albertoni, Rodin, Mazzocchi, Falcinelli, Fernandez, Conate, Balic, Falzerano, Falasco, Di Chiara e Federico Melchiorri, tanti gli ex giocatori del Pescara oggi al Perugia, ovviamente oltre a Massimo Oddo e al suo vice Donatelli. Vediamo la formazione del Pescara, non ci sono grosse novità, anche in questo caso il modulo è quello dell'albero di Natale, 4-3-2-1 con Castrati in porta, Ciofani, Bettella, Scognamiglio e Masciangelo in difesa, Memusciai, Castanos e Busellato a centrocampo, Galano e Macin sulla tre quarti, Borrelli di punta. Vediamo anche in questo caso la panchina della formazione abruzzese con Farelli, Del Grosso, Bruno, Cisco, Brunori, Drudi, Maniero, Crecco, Zappa, Melegoni, Ingelson e Bocic. Nel Pescara ovviamente le assenze sono quelle che già sappiamo, di Palmiero, di Fiorillo e poi De Lungo, De Genti. Da sottolineare, Jacopo, la prima convocazione stagionale per Filippo Melegoni. Dirigerà l'incontro il signor Gersini di Genova, i due assistenti sono i signori Cristian Rossi di La Spezia e Luigi Rossi di Rovigo, che sono evidentemente omonimi e non parenti. Il quarto uomo è Luca Massimi della sezione di Termoli. Temperatura di 9 gradi per il momento. Se non ci sono domande da Perugia, possiamo restituire la linea allo studio. A te. Grazie, grazie Paolo, ti facciamo riguadagnare la tribuna stampa del Curi di Perugia. Ovviamente tra poco seguiremo insieme Perugia Pescara. Intanto ne approfitto per salutare davanti a me Luca Pennese. Ciao Luca. Ciao ragazzi, buonasera. Che sarà al fianco di Andrea e non solo lui per vivere i 90 minuti di Perugia Pescara. Torniamo, ecco qua il riscaldamento dei biancoazzurri questa sera, 4-3-2-1 con in divisa gialla. Paolo, copriti bene, dammala, ha messo lo smanicato, il bomberino smanicato, ha detto freddo ma non freddissimo e quindi ha deciso di coprirsi fino alle spalle. Roberta, veniamo a te, che partita è stata oggi brutta per il Pineto, prima sconfitta, che va digerita come? Va digerita nel senso che deve essere sicuramente una partita dalla quale il Pineto deve imparare, come una lezione sostanzialmente, perché non è tanto il fatto della sconfitta in sé per sé, che ci può stare comunque dopo 7 turni utili consecutivi, ma è una sconfitta che è grave per come è arrivata. È una sconfitta in cui praticamente il Pineto è una sconfitta contro innanzitutto un avversario diretto, stando sì. ad oggi la classifica. Sì, come no. Un avversario che è venuto a Pineto, ha giocato in maniera eccelsa, ti ha fatto 4 gol e ti ha scavalcato in classifica. È una sconfitta che il Pineto ha meritato, perché sostanzialmente non è riuscito mai a reagire, ha tirato in porta 3 volte nell'arco di 90 minuti e dunque, tanto che Rachini a fine partita ha detto: oggi abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare dal punto di vista tecnico, tattico. Però questa, perdonami, volendo vedere chiaramente in una giornata negativa il lato positivo, so che è complicato, meglio sbagliare tutto in una partita e non parecchio in tante. Per questo ti dico, è una partita che deve servire di lezione, è una partita certo. dalla quale il Pineto deve capire quello che ha sbagliato e archiviare e ripartire, certo. perché altrimenti poi diventa deleterio. Quindi è una partita che non deve andare ad inficiare, ovviamente mentalmente soprattutto,
perché comunque è una partita in cui il Pinedo non è stato proprio in grado di, anche merito del Montegiorgio, perché il Montegiorgio si è rivelata una squadra assolutamente attrezzata, molto organizzata, ben messa in campo dal mister Baldassarri, una partita giocata molto bene con Mariani che si è l'ex col dente avvelenato, esatto, l'ex che ha segnato una doppietta, ma tra l'altro è stato bravo anche il mister, è anche fortunato se vogliamo, perché poi chi è entrato è entrato benissimo, perché poi gli altri due gol sono arrivati da coloro che sono subentrati dalla panchina, e l'ingresso di Aloisi ha cambiato ancora in meglio, cioè da un episodio negativo che poteva essere l'infortunio di Melchiorri è entrato Aloisi che Marchionni, è entrato Aloisi che ha cambiato il volto della partita, certo. In meglio per nel Pineto si sono sentite due variabili importanti, nel senso che in questo momento il Pineto è una squadra che non può prescindere da un giocatore come Stefano Amadio. L'assenza di Stefano Amadio è pesata tantissimo a centrocampo, sicuramente D'Angelo è un ragazzo che sta crescendo, ma in questo momento sicuramente a Quadro e Bianciardi stanno crescendo, stanno cercando di trovare la loro continuità, ma adesso come adesso l'apporto di Stefano Amadio, soprattutto in fase di costruzione del gioco, è imprescindibile per il Pineto. Assolutamente. Ed è pesata tantissimo l'assenza oggi di Amadio a centrocampo, e poi è una squadra che davanti non incide come dovrebbe, lo diciamo da diverse partite, e proprio in virtù di questo si era parlato anche già nei giorni scorsi di un possibile ritorno di Simone Tomassini in biancazzurro, un ritorno che ci è stato confermato, per cui dovrebbe arrivare domani a scanso di ripensamenti, certo, dell'ultimo minuto. Sicuramente. No, intanto non ho capito quel messaggio che riguardava i giocatori della Vastese. No, nessuno ha detto che sono scarsi quei giocatori. Attenzione, noi abbiamo detto che ci saranno dei cambi. Assolutamente, i giocatori della Vastese sono tutt'altro che scarsi. Anzi, e non sono neanche pochi, anzi, noi abbiamo detto il contrario, sono tantissimi, ecco perché probabilmente la rosa verrà un po' più asciugata. Almeno queste sono le indicazioni che ci arrivano. Jacopo, massacrati tutti, è la tua serata, lo so e te sono particolarmente lieto. Roberta, visto che siamo quasi in chiusura, fammi salutare, sempre dall'altra parte dello studio, perché si è composto, stasera faccio io gli onori di casa al posto di Andrea, che poi farà dopo, il mister Fabio Montani, lo ritrovo con piacere, ciao mister. Buonasera. Ben rivisto, grazie. Vivrai con noi la partita, visto che siamo anche in chiusura, dobbiamo andare alla pubblicità e poi inizia Perugia Pescara. Io direi di salutare Andrea Costantini e i suoi ospiti. Andrea, ti rivediamo tra poco. Grazie Roberta per essere stata con noi, complimenti Roberta, bravissima nel tuo lavoro, forza Chieti. Vediamo rapidissimamente, grazie, il prossimo turno di Serie C, sì, e D, ma veramente in maniera flash, per vedere che in Serie C ci sarà la trasferta di Vibo Valentia per il Teramo contro la Vibonese, che è la squadra che segna a raffica, e poi invece in Serie D, girone F, ci sarà, lo abbiamo detto, lo scontro del Fadini tra Giulianova e Notaresco, l'Avezzano va a Cattolica, il Chieti in casa contro una Jesina che è in ripresa, la Vastese va a sfidare il suo ex tecnico Gianluca Colavitto a Matelica, per il Pineto impegno in trasferta con l'Agnonese sabato pomeriggio, perché poi invece il mercoledì giocherà con il Tolentino? Sì, con il Tolentino, i quarti di Coppa Italia alle 17.30. Grazie Roberta per essere stato con noi, grazie a tutta la squadra di TV6 che però non vi lascia, perché dopo la pubblicità ricomincia diretta stadio per seguire Perugia Pescara, l'Abruzzo del pallone torna domenica prossima 19.30 su TV6 canale 14 del digitale terrestre. Buona domenica.